la guida definitiva sui falli di posizione. In tantissimi me l'avete chiesto ed eccomi qua a parlarne con voi. In questo video parleremo della regola base sui falli di posizione. In quelli successivi invece vedremo per ogni situazione di ricezione i falli di posizione più probabili che possono capitare. Bene, possiamo iniziare. Come sapete, in campo bisogna essere obbligatoriamente 6 giocatori e la formazione iniziale è stabilita dall'allenatore nel momento in cui consegna tagliandino al primo o al secondo arbitro. In ogni formazione troviamo 3 giocatori avanti, quindi vicino alla rete, e 3 giocatori indietro, quindi più lontani dalla rete. La formazione iniziale stabilisce l'ordine di rotazione dei giocatori sul campo e quest'ordine di rotazione deve essere mantenuto per tutto il set. Questo significa che ogni giocatore deve stare attento ai suoi corrispondenti vicini. Quindi il giocatore di posto 1 avrà come giocatori corrispondenti il giocatore di posto 2 e il giocatore di posto 6. Il giocatore di posto 3, per esempio, avrà come corrispondenti vicini il giocatore di posto 4, di posto 2 e di posto 6. I giocatori vicini devono essere sempre gli stessi, non possono cambiare. Se cambiano, può esserci qualche problema. E questo problema potrebbe essere appunto un fallo di posizione. E ora arriviamo al punto cruciale del video. La squadra commette un fallo di posizione nel momento in cui un giocatore non si trova nella sua posizione corretta, nel momento in cui la palla viene colpita dal giocatore in servizio. Come avrete capito, la cosa importantissima da ricordare sui falli di posizione è che questi avvengono durante il colpo a servizio, non prima, non dopo. Perché prima e dopo i giocatori possono muoversi liberamente, ma al momento del colpo della palla da parte del giocatore al servizio, i giocatori devono essere posizionati correttamente. Ma qual è la parte del corpo che determina la posizione di un giocatore in campo? Le posizioni dei giocatori sono determinate e controllate attraverso il contatto dei loro piedi con il terreno di gioco. E per spiegarvi meglio questa situazione, è giusto che io vi faccia vedere delle immagini. Partiamo dall'esempio qua in alto. Per quanto riguarda un possibile fallo di posizione tra giocatore difensore e il suo corrispondente avanti, bisogna prendere in considerazione questi 3 fattori. Innanzitutto, la linea centrale sotto la rete. Poi, il piede più distante del giocatore difensore rispetto alla linea centrale e il piede più vicino del giocatore avanti rispetto alla linea centrale. Quindi, linea centrale, piede distante e piede più vicino. Se la punta del piede più vicino alla linea centrale del giocatore avanti ha la stessa distanza o minore rispetto a quella tra tallone del piede più arretrato del giocatore difensore e la linea centrale, il fallo non si verifica, altrimenti si verifica. Piccola precisazione, prima io ho parlato di punta e tallone. In realtà bisogna prendere in considerazione la parte del piede più distante. Per dire, se il giocatore difensore avesse avuto i piedi rivolti dalla parte opposta, a questo punto si prende in considerazione la punta più distante rispetto alla linea centrale. Quindi un possibile fallo di posizione tra un giocatore a sinistra e un giocatore al centro, bisogna prendere in considerazione la linea laterale di sinistra. Viceversa, se bisogna vedere un fallo di posizione tra un giocatore destro e un giocatore al centro, bisogna prendere in considerazione la linea laterale di destra. E con questo la spiegazione sui falli di posizione è finita. Spero che abbiate capito tutto, nel caso scrivete sotto nei commenti.